autorità civili e militari. Il ministro della difesa Lorenzo Guerini stamattina era a La Spezia in occasione dell'inaugurazione di Sea Future. Come sindacati avete chiesto un incontro che non c'è stato però. No, grande rammarico da parte di CGIL e CISL UIL per il mancato incontro. Però io credo che fondamentalmente l'occasione l'abbia persa il ministro, perché in una città come La Spezia, nata e cresciuta con la Marina Militare, perciò anche voglio dire parte importante della difesa, il fatto che il ministro della Repubblica venga in questa città in cui non è mai venuto, se non per andare a Consob, non incontri le organizzazioni sindacali per discutere sul futuro, sugli assetti della base navale, credo che poi alla fine l'abbia persa lui l'occasione. CGIL e CISL UIL sono sempre stati responsabili e sono sempre stati disponibili a qualunque dialogo. Io credo che anche solo una parola di conforto dal parte del ministro avrebbe fatto la differenza. Questo ce ne dispiace molto, questo sì. Che cosa volevate presentare come richiesta al ministro? Ma le richieste al ministro sono poi quelle che da un po' di tempo ormai stiamo facendo, quello di un piano industriale sul futuro della base navale, il discorso che sta venendo avanti in un eventuale rapporto tra MBDA e Fincantieri, quello che questa città potrebbe mettere a sinergie per il futuro della città, ma io credo di un polo della difesa, finalmente un vero polo della difesa. Con rammarico registriamo le sue presenze in altre città, ma non perché abbiamo invidio verso Taranto, che per l'amor del cielo, però credo che Spezia fino ad oggi abbia fatto il suo mestiere, l'abbia fatto bene e possa dare ancora tanto a questo ministero, che secondo me è un ministero molto importante all'interno di un'economia dove anche con i prossimi sviluppi che andranno a fare anche sul riversamento del piano nazionale, credo potesse avere un'occasione in più.